Grazie Presidente. Presidente, noi ora metteremo sui nostri banchi un simbolo e lo facciamo senza ironia. Abbiamo ascoltato, sono i baschi dei Marò. Abbiamo ascoltato con attenzione le sue comunicazioni in aula e francamente, Presidente Letta, deve spiegarci che cosa cambia rispetto a ieri e perché ora dovremmo darvi la fiducia. Lei ha parlato sempre delle stesse cose. Oggi un Bignami, il riassunto dei suoi interventi precedenti su riforme, economia e occupazione. Oggi si è spinto anche a paventare una mini ripresa economica che sta per arrivare. Ma chi volete prendere in giro? Il vostro è solo un tentativo di vivacchiare fino al 2015 con la scusa di superare il semestre europeo e sperando di depotenziare le opposizioni e il suo segretario Renzi che lo vuole, che è smanioso di mandarvi a casa. Il suo doveva essere un governo delle larghe intese, doveva essere il governo delle grandi riforme costituzionali. Così è stato in altri paesi europei. Doveva essere il governo della svolta, del cambiamento, ma nessuno, niente di questo. È diventato il governo a tutti i costi. E state inanellando tutta una serie di provvedimenti e misure inutili con fiducie ormai settimanali. Sul versante interno un vero disastro. L'operazione IMU si è rivelato un vero fallimento. Avete preso in giro i comuni virtuosi, quelli che non hanno aumentato le aliquote. Avevate promesso la compensazione con il fondo di solidarietà. I cittadini saranno invece costretti a pagare parte del secondo acconto e avete tassato uffici, negozi e attività produttive con aumenti che arrivano anche al 500%. La vostra è una patrimoniale, chiamiamola col suo nome, perché questo è l'IMU su fabbricati produttivi di impresa ed è una vera pazzia. Si colpiscono capannoni che servono a produrre reddito. Il reddito di impresa, signor Presidente, è già tartassato da IRES e da IRAP. Ci avete portato a una tassazione record che è quella reale del 63,8%, un record mondiale. E per continuare nei vostri record direi assoluti, abbiamo un record della disoccupazione del 12,5%, 6 milioni tra disoccupati e inoccupati, record esodati, 300.000 grazie alla legge Fornero che non si è stati capaci di cancellare, record disoccupazione giovanile al 42% e record dei giovani italiani emigrati all'estero nel 2012, 68.000. Record negli acconti d'imposta che superano il 100%. È una contraddizione di termini, Presidente. Dovevate chiamarli non acconti d'imposta, ma furti d'imposta. Record nel costo della burocrazia. 61 miliardi all'anno, e non lo diciamo noi della Lega, ma il vostro vice ministro. Record dei fallimenti. 9.900 imprese fallite quest'anno, il 12% in più del 2012, record nella contrazione dei consumi, record nella diminuzione delle entrate dell'IVA, 3,5 miliardi di diminuzione, record del debito pubblico, 134% sul PIL, pari a 2.080 miliardi, secondo in Europa dopo la Grecia. Per fortuna che lei, Presidente Letta, parla di contenimento della spesa pubblica, ben 800 miliardi, di spending review, vendite, anzi svendita di patrimonio pubblico. Dopotutto, Presidente, lei è un buon maestro nel Presidente Prodi, che con i regali ai privati ha svenduto anche l'IRI. Presidente, abbia il coraggio di tagliare le pensioni d'oro, di tagliare del tutto il finanziamento pubblico. Abbia il coraggio di applicare i costi standard che hanno sostenuto i nostri governatori di Veneto, Lombardia e Piemonte. E non solo in sanità, lo faccia su tutta la pubblica amministrazione, compresi i ministeri. Sì, i ministeri,
dove non applicate nemmeno il patto di stabilità. E vedrà che non serve Cottarelli, né spending review, né taglio delle province. Segua la nostra proposta di riforma costituzionale, approvata nel 2005, che avete fatto bocciare con il referendum del 2006. Ricordatelo, su questo avete la memoria corta. In quella riforma c'era già il taglio dei parlamentari e il Senato federale delle regioni. Ci ha molto deluso oggi quando ha dichiarato la morte della bicamerale sulle riforme. Quella poteva essere l'unica strada per farle. Fate delle proposte serie sul mercato del lavoro, cancellate la legge Fornero e aprite alla flessibilità. Il problema non è il contratto di lavoro a tempo determinato. Grazie a voi in Italia solo il 17% dei contratti lo sono. Dovete incentivare l'alternanza lavoro-scuola, che ha dato ottimi risultati in Germania. E poi basta. Basta con i contributi a Roma Capitale, altri 200 milioni per ripianare i debiti alla faccia dei comuni virtuosi del nord. Basta rifinanziare i lavoratori socialmente utili di Palermo, Napoli e della Calabria. E basta con gli annunci dannosi. Nel 2013 fino ad oggi sono 42.000 gli sbarchi. Tutto questo grazie agli annunci buonisti e dannosi sulla cancellazione del reato di immigrazione clandestina e sullo ius soli. Basta, basta indulti, amnestie, svuota carceri, ministro Cancellieri. I carcerati non hanno bisogno di imparare a tirare a segno e a dare di box. Lo sanno già fare meglio di tutti noi. C'è bisogno di regole certe, di pene certe, di nuove carceri e maggior sicurezza per i cittadini. Su questi temi faremo ogni tipo di battaglia, dentro e fuori il Parlamento. Sul versante estero, un altro disastro completo. Avete chinato la testa al fiscal compact e ai vincoli europei. Avete permesso al commissario europeo Olli Rehn che entri nel merito degli emendamenti della legge di stabilità. E mentre la Germania raggiungeva il record degli investimenti in ricerca e sviluppo, pari al 3%, ripeto, pari al 3% del PIL in un anno, hanno investito, Presidente, lei invece si vanta di non aver superato il 3% del deficit. Questa è la realtà, è che loro comandano e noi ubbidiamo e basta. Presidente Letta, la gente non vuole l'euro, non vuole questo euro che ci è stato imposto ed è stato un fallimento. La gente vuole l'Europa dei popoli, non delle nazioni, un'Europa delle autonomie, un'Europa che difende i nostri prodotti e che non accetta la concorrenza sleale come la mozzabella, il prosecco con la cappa e il vino solubile norvegese liofilizzato. Concludo. La cosa peggiore è che vi siete dimenticati non solo i poveri, non solo le imprese e tutti gli italiani in patria, ma anche i nostri soldati, i nostri marò, abbandonati in India al loro destino. Ed è inutile che se la prenda con la Lega. Nessuna ironia, anzi, abbiamo appoggiato sui nostri tavoli oggi il simbolo di chi si sta sacrificando, il basco dei nostri marò. E voteremo con convinzione la sfiducia al vostro governo, governo che ha portato l'Italia nel baratro.